Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione, primo appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di fisco e dell'accordo firmato ieri tra Italia e Svizzera per lo stop al segreto bancario in favore dello scambio di informazioni tra i due paesi. La firma è stata posta dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan e dal consigliere federale Widmer Schulz. L'intesa siglata a Milano consente alle autorità italiane di individuare potenziali evasori che detengono patrimoni in territorio svizzero e procedere alle dovute verifiche. La Svizzera non potrà più quindi avvalersi del segreto bancario nel momento in cui le autorità italiane fanno richiesta di informazioni per accertamenti. L'accordo, per diventare operativo, avrà bisogno della ratifica dei due parlamenti, un processo che durerà però ancora molti mesi. Secondo il ministro Padoan, il provvedimento porterà grandi benefici per le finanze pubbliche in un'ottica di lungo termine. Soddisfatto anche il premier Matteo Renzi, che commenta: è stato siglato l'accordo con la Svizzera sul segreto bancario, miliardi di euro che ritornano allo Stato. Grecia è slittata ad oggi la presentazione della lista di riforme che il governo di Atene doveva consegnare ad Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale entro la mezzanotte di lunedì per ottenere il via libera al prolungamento dei prestiti di altri 4 mesi. Oggi la Troica darà il suo parere al piano, poi l'Eurogruppo lo esaminerà con una consultazione telematica. Secondo il tabloid tedesco Bild, il piano prevede 7 miliardi di risparmi provenienti dalla lotta alla corruzione, contrabbando di benzina e sigarette ed evasione fiscale, riforma della burocrazia e da una patrimoniale sui ceti più ricchi. Il premier ellenico Tsipras però è alle prese con una contestazione interna al suo partito. Le frange più di sinistra di Syriza, infatti, annunciano battaglia al premier perché, a detta loro, non sta rispettando il programma elettorale e sta cedendo alle richieste della Troica in materia finanziaria. Sul fronte ISIS invece sono arrivate nuove minacce all'Italia sul web. A quanto riportato dal sito di monitoraggio delle pagine web di matrice fondamentalista islamica, un jihadista avrebbe ammonito l'Italia ad entrare in guerra contro lo Stato islamico per evitare che il Mediterraneo sia colorato dal sangue dei suoi cittadini. La minaccia parla di possibili lupi solitari in territorio italiano. Le nostre intelligence lavorano alla sicurezza del paese, anche se avvertono che gli attacchi di persone isolate sono difficili da prevedere. L'attenzione comunque assicurano essere ai massimi livelli. Ieri il procuratore di Reggio Calabria aveva ammonito anche sulla possibilità di una collaborazione tra ISIS e criminalità organizzata. Il nostro stato di allerta è notevolissimo, il controllo sugli arrivi efficiente. Collaboreremo con le procure e auspichiamo che il loro lavoro ci dia certezze dal punto di vista giuridico, ha affermato il ministro dell'Interno Alfano. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 11 circa. Vi auguro una buona giornata.